Buonasera, buonasera, pace, grazie, grazie, pace e buonasera a tutti. Eccoci qua, ok. Eccoci, meno male che il pianeta si sta scaldando, come dicono, perché qui sta facendo un freddo barbino, c'è un vento, ragazzi, c'è una tempesta di fuori, infatti ogni tanto si blocca, vediamo se ce la facciamo. Va bene. Ho accennato venerdì scorso al fatto che Facebook ha pagato le stelline che voi avete mandato e diversi di voi, gloria a Dio, e diversi di voi hanno chiesto come fare a mandare queste stelline. E allora mi sono informato e mi è stato detto: si clicca sull'icona delle stelle in fondo da qualche parte ed esce un menu d'acquisto e lì puoi scegliere quante stelle vuoi mandare. Una volta completato l'acquisto le invii, come si fa con gli emoji. Oh, io non sono sicuro, ma probabilmente ci sarà da mettere gli estremi di una carta di credito, non lo so, ma grazie a tutti quelli che sostengono, che mi sostengono in questo modo stellare. Quindi grazie, grazie, grazie. Se volete darmi una mano, mandatemi le stelline. Ripeto, io ho chiesto, mi è stato detto questo, che c'è un'icona da qualche parte che bisogna schiacciare e viene fuori un menu dove si pigliano le stelline. Va bene, per stasera ho la corda rossa, il segreto della corda rossa nella Bibbia, terza parte, seconda parte della terza parte. C'è una corda rossa di fede e di amore che unisce i due testamenti, il vecchio e il nuovo. Cose dette da profeti prima della venuta di Gesù che si avverano nella sua vita. Promesse fatte da un Dio onnisciente che apre il libro della storia a ventaglio come se fosse un'unica pagina e dichiara chi, come e perché certe cose avvengano centinaia e certe volte migliaia di anni prima. Tutte le volte che nel Nuovo Testamento appare la frase «e ciò avvenne affinché si adempisse», c'è questa divina connessione tra ciò che fu detto e ciò che è accaduto, tra il profetizzato e l'avverato, tra il promesso e il mantenuto. Un collegamento soprannaturale tra il detto e il fatto, che prova una volta per tutte che ciò che Dio promette mantiene. Oh, venerdì, per non dilungarci troppo, venerdì abbiamo studiato Matteo 8, 16 e 17 nei Vangeli, che dice: egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. Scrittura che è presa da Isaia 53, 4, che dice: egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori. Vista la realtà dei fatti e l'innegabile esistenza di varie scritture, come quelle appena accennate, che confermano il fatto che la guarigione soprannaturale è una cosa accertata, e voi sapete come io la penso, sia nel passato che oggi, siamo giunti alla conclusione che Dio guarisce attraverso un miracolo che solo Lui, Lui solo, gestisce. Ok? In altre parole, la guarigione è vera, è accessibile, meravigliosamente accessibile, ma unicamente dentro i confini della volontà di Dio e non quelli dell'opera dell'uomo. Oh, chiaramente l'insegnamento di venerdì è stato molto, ma molto più esaustivo e vi consiglio di tutto cuore di andare a rivedere il video se non lo avete ancora fatto. Ci sono tante spiegazioni che non ho qui spazio per ripetere. Detto questo, vorrei confermare il concetto finale del mio video di venerdì. Dio guarisce, sì, senz'altro, senza la minima ombra di dubbio. Sempre? No. Tutti? No. Ogni volta che glielo chiediamo? No. Ma prima o poi, in questa vita o nell'altra, sulla terra o in cielo, come e quando decide Lui, sì, ci puoi contare 100%, senza dubbi, ci ho scommesso la mia eternità, indubbiamente, assolutamente sì. Quindi vorrei basare l'insegnamento di stasera sul chiaro fatto di dover ammettere che se Dio decide di guarire qualcuno, lo fa unicamente
E qui di nuovo voglio reiterare che Dio fa quello che vuole. Quando dico che Dio lo fa unicamente, datemi un pochino di latitudine, come si dice in inglese, di spazio, perché Dio fa quello che vuole. Voglio reiterare il fatto che Dio fa quello che vuole. Se Dio volesse guarire un ippopotamo costipato solo perché ha deciso di farlo, non ha chiaramente bisogno del mio permesso. Il fatto che possa o non essere, che possa non esserci alcun caso analogo nella Bibbia non significa che Dio non lo possa fare. Ricordate sempre cosa disse Giovanni alla fine del suo Vangelo. In Giovanni 21-25, l'Apostolo disse: Gesù fece molte altre cose che se si scrivessero tutte una per una, il mondo intero non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Quindi può anche darsi che Gesù abbia guarito una cavalletta zoppa, ma non lo so perché non c'è scritto, non vuol dire che non l'ha fatto. Ok? Non mettere mai Dio in una bella scatoletta etichettata il Dio che preferisco. Dio è troppo, troppo, troppo più grande di qualsiasi definizione, appellativo, dottrina o limitazione che l'uomo possa mai assegnargli. Ma, vabbè. Quindi, continuando. Se Dio decide di guarire qualcuno, lo farà come ai tempi della Bibbia, attraverso un uomo. Nella maggior parte dei casi, Gesù. Ma anche apostoli, profeti e credenti in genere. Quindi anche oggi, chiaramente, il Signore si usa di strumenti umani per pregare, imporre le mani, intercedere, ungere con l'olio o semplicemente decretare la guarigione su credenti. Su credenti e no di questo mondo. E ricordiamoci, non sto parlando solo delle malattie fisiche, ma anche di quelle emotive. Di quelle mentali, la solitudine, la depressione, la delusione e tutte quelle altre malattie elencate da Isaia sotto il termine Machov, che è tradotto dolore, ma dolore in varie forme, non solo dolore fisico, ma dolore. Se sei solo, hai un dolore. Se qualcuno ti ha tradito, hai un dolore. Se non senti uno scopo nella tua vita, hai un dolore. Se ti senti solo e abbandonato, hai un dolore. Cioè, non è solo la malattia fisica, ma anche la malattia che purtroppo colpisce la maggior parte della gente questo secolo, oggi, che sono appunto la solitudine, la depressione. La mancanza di un obiettivo, la mancanza di un senso di significato, eccetera. Quel famoso buco nel cuore che soltanto Dio può riempire. Quindi io sto parlando di tutte queste malattie, sì, malattie fisiche, indubbiamente, ma anche malattie, tutto ciò che rappresenta un dolore. Questa parola Machov, che è una parola ebraica che rappresenta appunto dolore di qualsiasi forma, grazie per le stelline. Come nel caso di Pietro in Atti 5. Oh, vediamo in questo passaggio che adesso leggo, vediamo sei cose di cui Dio ha bisogno per guarire la gente attraverso me e attraverso te. Ok? Allora, Atti 5, dal 14 al 16. Così si aggiungeva al Signore un numero sempre maggiore di credenti, moltitudini di uomini e di donne, tanto che portavano i malati nelle piazze, li mettevano su letti e giacigli, perché quando Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla delle città intorno accorreva a Gerusalemme, portando malati e quelli che erano tormentati da spiriti immondi. E qui tutti erano guariti, ok? Sei cose di cui Dio ha bisogno per poter fare quello che ha fatto Pietro, attraverso te e attraverso me, perché non è cambiato niente, amore mio, non è cambiato niente. A quei tempi c'erano gli zoppi, i paralitici, i ciechi per strada, eccetera, eccetera, ci sono anche oggi. Magari ci sono quelli fisici, ma ci sono quelli spirituali.
Ci sono i ciechi spirituali, ci sono gli zoppi emotivi, ci sono i paralitici, ci sono un'enormità di malati che hanno bisogno di un corpo di Cristo che senta la necessità di fare la differenza intorno a loro, intorno al... Io sento la necessità di fare la differenza intorno a me ed è per quello che faccio questi video. Io e Celeste abbiamo stabilito la scuola Bosco con 200 bambini qui a Hermanus ed è per quello che per più di 30 anni ho fatto il pastore in una comunità. Perché? Perché vedo intorno a me la necessità di portare Cristo in un mondo che va impazzendo sempre di più, dove basso, dove è tutto sballato, tutto sballato. Quindi sei cose, ok, ci siamo? Partiamo. Cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che Pietro, perché portavano questi malati per metterli in fila affinché che Pietro passasse e la sua ombra potesse passare. Non dice che potesse succedere, ok? Quindi, allora, uno, affinché l'ombra producesse i risultati, Pietro doveva trovarsi al sole. Cosa vuol dire? Niente cristianesimo di seconda mano. Non esistono relazioni di seconda mano con il sole. Queste cose non succedono quando tu ti presenti con il Dio di papà, o il Dio di mamma, o il Dio del pastore, o il Dio dell'amico, o il Dio di Babbo Mario, o il Dio... No, deve esserci una relazione tua con il sole. Malachia 4, 2 dice, per voi che riverite il mio nome, sorgerà il sole della giustizia, con la guarigione nelle sue ali. Sorgerà il sole della giustizia con la guarigione nelle sue ali. Questo non è altro che Gesù Cristo, il sole della giustizia con la guarigione nelle sue ali. Quindi, perché potesse l'ombra fare qualcosa, Pietro doveva trovarsi al sole. Non adorare il libro. Ma mi avete sentito dire tantissime volte, questo non è il quarto membro della Trinità, non adorare il libro, qui si è scassata la copertina, copertina nera, copertina nera. Non adorare il libro perché il libro non è il sole è l'autore del libro. Colui che produce l'energia, la potenza per poter guarire il malato non è il libro, è l'autore del libro. Ricordati sempre che devi essere contagioso perché io non prenderò quello che dici di avere. Io prenderò quello che hai. Tu mi puoi dire di avere, che ne so, gli orecchioni, ma invece c'hai l'influenza. Se io vengo vicino a te, beh, io non la prendo perché ringraziamo Dio, ma un'altra persona viene vicino a te, non prende. Tu dici di avere gli orecchioni, ma hai l'influenza. Quello che ti avvicina non si prende gli orecchioni, no, si prende l'influenza, perché non prende quello che dici di avere, prende quello che hai. Ecco, ed ecco che devi avere una relazione, io non posso contagiarmi del tuo amore per Dio se tu questo amore per Dio non ce l'hai. Quindi come Pietro doveva trovarsi al sole, anche tu devi trovarti al sole. La chiave di tutto è la parola intimità. E io ho controllato con il professor Biancalana, che appunto io pensavo, ma ho controllato per assicurarmi, che viene dal latino intimus, e intimus è il superlativo di intu, che vuol dire dentro. Intimus vuol dire più dentro che dentro. Cioè c'è un'intimità con il Dio della guarigione, con il sole che si alza, il sole di giustizia che si alza con la guarigione nelle sue ali. C'è una intimità con questo Dio alla cui presenza ti devi trovare per poter servire a qualcosa, perché la tua ombra possa cadere su qualcuno. Solo così, solo in questo modo ottieni la bronzatura vera. Vi siete mai fatti la bronzatura istantanea? Quella che poi sembri una tavoletta di cioccolato al latte. E con le mandorle, tutte chiazze, eccetera, eccetera. Perché è un pasticcio, quello non è altro che il religionismo.
In religione l'uomo non serve a niente, non fa niente, non, difatti tu guardati intorno e vedi che il religionismo non serve a un accidente di niente. È inutile quante volte mi dici che Gesù guarisce, se tu non hai una relazione con il sole che guarisce, me lo puoi dire 100.000 volte, ma come ho detto prima, io prendo quello che hai, non quello che dici di avere. Il Dio dentro ti fa abbronzare, in altre parole porta risultati della sua presenza nella tua vita. Il Dio nella testa non lo fa, deve essere nel cuore. Due, per poter funzionare Pietro doveva essere in presenza di ammalati. Non ci vuole tanto perché l'ombra di Pietro potesse guarire gli ammalati. Pietro dovrà trovarsi in presenza di ammalati. Non proiettate l'ombra uno sull'altro. Purtroppo c'era la storia di una candela che richiusa in un armadio con tutte le altre candele che si facevano luce a vicenda. E a un certo momento una candela dice: ma non dovremmo uscire di qua, andare a far luce di fuori dove c'è il buio? No, siamo qui perché? Perché Gesù disse andate e fate discepoli, andate, e la nostra comunità continua a dire venite. E quindi cosa si va a finire? Che ci si rinchiude in questa compagnia di cristiani dove tutto quello che si fa è parlare della Bibbia, parlare del fare gli studi biblici, fare tutto quanto, che va tutto molto bene, ma che non serve a niente per il regno, perché il regno deve essere in presenza degli ammalati. E dove li trovi gli ammalati? Li trovi in ufficio, in fabbrica, sull'autobus, per strada, in famiglia. E quindi proprio ieri io c'è stato un problema qui con c'è un mercatino che ogni sabato mattina è qui davanti a Bosco, c'è questo mercatino che purtroppo non hanno adeguito a certe regole e per cui hanno ricevuto l'ordine di sfratto. Venerdì sera è arrivato l'ordine: domani mattina non potete aprire, fare il mercatino. E quindi immaginatevi tutti questi poveracci che avevano preparato tutto per il giorno dopo, eccetera, eccetera. Allora, io cosa ho fatto? Ho messo sul gruppo di Facebook, ho messo un annuncio dove ho detto: ragazzi, dall'altra parte della strada c'è Bosco con il grande parcheggio, usate quello per poter fare una per potervi guadagnare da vivere. Mi è arrivata immediatamente una mail dal municipio che dice: se t'azzardi a fare così sono problemi, perché tu sei una chiesa e non puoi fare cose del genere. Al che io gli ho risposto, gli ho detto: guardate al municipio, alla polizia, gli ho detto, dico, grazie per la vostra mail, molto gentile, però io quello che vi chiedo di fare, non vi chiedo di guardare alla legge. Per quanto riguarda la legge, voi avete indubbiamente ragione, io vi chiedo di guardare alla grazia in un momento in cui questa gente qui, che fa parte della nostra comunità, non siamo un tanti in Hermanus, siamo un 20-30 mila, qui ci sono più di 1.000 persone che sopravvivono con questo mercatino, e vi chiedo non di guardare alla legge, ma di guardare alla grazia. E allora mi è arrivato il messaggio che diceva: bene, domani mattina li lasciamo fare, non ti arrestiamo. E dico: grazie, meno male. E così il sabato mattina, appunto, sono venuti, hanno aperto il mercatino nel parcheggio di Bosco. E uno di quelli mi ha fatto il complimento, uno dei complimenti più belli della mia vita. Mi ha detto, è venuto un vecchietto, vabbè, quando dico vecchietto devo stare attento, io ho 76 anni, chi è più vecchietto di me? Comunque io non mi sento vecchietto, cosa voglio dire? Quindi mi viene lì vicino, mi prende la mano, mi guarda negli occhi e mi fa, dice: caro Mario, mi hai dato l'esempio più bello del cristianesimo che ho mai avuto. Voglio ringraziarti. E mi ha lasciato senza fiato, perché questo è lo scopo, dovrebbe essere lo scopo di ogni cristiano, in qualche modo di
creare questo momento di forse sorpresa, perché quello che ci si aspetta dalla Chiesa è soltanto condanna, giudizio, eccetera, eccetera. Invece uno che dice, ragazzi, usate pure quello che volete, vendete quello che volete, fate quello che volete, non controllo se siete credenti, non credenti, musulmani, non musulmani, usate perché è molto molto bello. Il dolore, ricordatevi una cosa, fatemi tornare indietro, perché per poter funzionare Pietro doveva essere la presenza di ammalati. Il dolore non conosce alcuna differenza, non fa nessuna differenza fra uno e l'altro. Ci sono due parole, vi ricordate che portavano i malati sui letti e sui giacigli? Due parole in greco, kliné, che vuol dire lettucci, divani, e krabatas, che vuol dire pagliericcio, quei materassini sottili, no? Quindi i lettucci, divani erano quelli dei più ricchi, mentre i pagliericci erano quelli dei poveri, dei poveracci. E quindi il dolore non fa nessuna differenza fra il ricco, il povero, l'uomo, la donna, il giovane, il vecchio. E quindi non avere pregiudizi. Sii solo in presenza di persone che hanno bisogni. E ricordati sempre che il Vangelo più letto, ci sono quattro Vangeli sulla Bibbia, ma ce ne sono cinque nella vita. Sono quattro sulla Bibbia e uno che è la tua vita. E quello che il mondo legge di più è il Vangelo della tua vita. Molto probabilmente i quattro Vangeli della Bibbia non li leggeranno mai, ma il Vangelo della tua vita lo leggono ogni giorno. E la migliore evangelizzazione è quella fatta con la tua presenza, con la tua bontà, con la tua gentilezza, con la tua generosità. Con Gesù è sempre sintonizzato alla grazia e al bene, che sia il galareno posseduto dai demoni, la donna con il flusso di sangue, o Jairo, che era il capo della sinagoga, quindi un uomo religioso. Quindi non importa chi è, Gesù era sempre in presenza di questi ammalati, di queste persone che avevano bisogno del suo intervento, avevano bisogno di lui. Tre, per poter funzionare, che la tua ombra possa guarire gli ammalati, devi essere in movimento. L'ombra di Pietro che passa. In altre parole, deve avere uno scopo, andare da qualche parte, avere qualcosa che ti stimola. Fin dall'inizio, stammi a sentire bene, fin dall'inizio lo scopo di Dio è la moltiplicazione. Dio ha creato una volta sola e non ha più ricreato. Ha creato gli animali e gli ha detto andate e moltiplicatevi. Ha creato gli alberi con i frutti e i semi per moltiplicarsi. Ha creato i pesci e ha detto e gli uccelli andate e moltiplicatevi. E ha creato l'uomo e ha detto siate fruttiferi e moltiplicatevi, riempite la terra. L'idea di Dio è quella di creare una volta e poi dipende da noi, moltiplicare. Tanto è vero che in Matteo 28, prima di andarsene, Gesù dice ai suoi discepoli andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli. In altre parole, moltiplicatevi. Dentro di te c'è il divino incarico di fare altri come Dio. Vi farò pescatori di uomini. Cosa vuol dire? Moltiplicatori. Dentro di te c'è il divino incarico, il mandato divino di ricreare Dio negli altri. E come lo fai? Ma lo fai amando, lo fai pregando, lo fai guarendo, lo fai liberando i non credenti, lo fai in qualsiasi modo, però usi la tua vita per fare qualcosa. Prima il frutto dimostra che sei un cristiano, con la bontà, la gentilezza, la pace, la pazienza. Poi semina il seme e poi non ti preoccupare, perché a farlo crescere ci pensa lui. 4. L'ombra di Pietro che passa, che possa guarire gli ammalati. Per poter funzionare, Pietro doveva posizionarsi tra il sole e i bisognosi. Unire i due.
Quindi posizionarsi tra i due, il famoso, la famosa parola che vi ho detto diverso tempo fa, la parola pontefice, che è una blasfemia quando è rivolta al Papa, perché il Papa non è un pontefice, perché il pontefice è uno solo, ed è Gesù Cristo, colui che crea il ponte fra Dio e l'uomo è Gesù Cristo, non è il Papa. Fratelli cattolici, guardate Babbo Mario, il Papa non è un pontefice, non è un fattore di ponti, non c'entra, può darsi che sia un fattore di qualche altra cosa, ma il ponte fra Dio e l'uomo lo ha fatto e lo può fare soltanto Gesù Cristo. Quindi unire i due, la compassione, l'intercessione, qualcosa che li raggiungeva per collegarli, dimenticare i pregiudizi, le differenze, le antipatie, le paure. Posizionati tra il sole e loro, collegali alla grazia, collegali al Padre, in qualche modo sii un entrée d'union, un contatto, quel filo tra la presa e la lampadina. L'unica cosa che può creare questo contatto. Mi ricordo, mi viene in mente una storia che mi è successa quando ero ancora pastore. Un ragazzo che c'era una ragazza nella chiesa di Bosco che è stata violentata da questo ragazzo. E niente, venuta da me, mi ha raccontato chi è questo qui, che non sa dov'è, perché se n'è andato, è sparito, eccetera, eccetera. E mi ha dato il suo numero di telefono perché lo conosceva. E io gli ho telefonato. Silenzio. Ma sentivo che lui era di là perché lo sentivo respirare. E allora ho cominciato a parlare, no? Parlare. Dopo la prima telefonata, dopo 4-5 minuti, pluc, mette giù. Dopo neanche che 3-4 minuti mi arriva un messaggino. Ora non mi ricordo cosa dice, ma un messaggino che era legato a quello che avevo detto. Io riprendo il telefono e gli telefono un'altra volta. Insomma, è andata avanti, siamo andati a parlare per ore, finché alla fine gli ho chiesto permesso se potevo scacciare quel demone che lo stava soggiogando. Silenzio. E io scaccio il demone. Appena finito di predicare, di cosare, come si dice in italiano, di sgridare il demone, mette giù il telefono un'altra volta. Dico, adesso speriamo, vediamo. Dopo neanche un minuto mi arriva un messaggino che dice: mi hai presentato al Padre che non ho mai conosciuto. Grazie. Mi farò vivo in futuro. L'ho giudicato? No, le ho soltanto parlato di un Dio d'amore, di un Dio di grazia, di un Dio che gli ha perdonato anche il fatto che ha violentato una ragazza, una cristiana. Il sangue di Cristo è abbastanza per perdonare anche quello. E quando gli ho chiesto se mi dava il permesso di scacciare il demone, perché ragazzi è inutile andare in giro nel nome di Gesù, facciamo un piacere. Se mi ricordo una volta vicino a Trapani, sono andato, vabbè, poi adesso continuo, ma ero a casa del pastore a Bisceglie, vicino a Trapani, ero a casa del pastore e gli telefonano e mi viene e mi dice senti, hanno portato una ragazza indemoniata, è sotto nel camioncino, vuoi venire? E dico no, io veramente sto bene, adesso sto mangiando, bel caffè, no. Ci dai, vabbè, andiamo. Ah, vado giù, e questo come entra nel camioncino, nel pulmino, questa gliene dice, ma un cosino alto, un metro e mezzo.
rannicchiata in un angolo, ma gliene dice di tutti i colori: sua mamma, suo padre, suo fratello, sua moglie, i figli, tutto quanto, il figlio che ti è morto l'ho ucciso io, tutta una roba da matti. Io ero lì che la guardavo, dico, finché il pastore si gira verso di me e dice: ma non dici niente? E dico: posso? Così. E io la guardo e immediatamente lei si ritrae, così, perché vedi, non è questione. Io non avevo la bronzatura artificiale dei rituali, dei metodi, delle cose. No, io avevo Cristo, la potenza, lo Spirito di Dio dentro di me, e il demone immediatamente l'ha sentito e si è ritirato. Io l'ho guardata e vi assicuro che ho fatto contatto con lei di lì dentro e le ho detto, dico, vuoi essere liberata? E lei... Non so cosa dire, non so come dirvi, ma ho visto negli occhi un sì. E allora niente, ho scacciato il demone, questa è andata su tutte le furie, ha urlato, poi è cascata per terra, si è girata, mi ha guardato e fa, dice, cosa ci faccio qui? E io mi ricordo sempre che l'anno dopo sono andato a trovare, faceva parte del gruppo Log. Perché? Ma perché? Perché in ring ed andrà? Perché lo Spirito Santo, i demoni scappano quando vedono lo Spirito Santo. Quando vedono Babbo Mario, magari non lo so, cioè Babbo Mario abbronzato con la cremina, no, ma quando vedono Babbo Mario abbronzato col sole della giustizia che si alza con la guarigione nelle sue mani, si danno. Vabbè, comunque. Oh, 5. Per poter funzionare, Pietro doveva essere abbastanza vicino ai malati perché l'ombra cadesse su di loro, giusto? Non è che l'ammalato poteva essere lì a 500 metri di distanza, Pietro passava e l'ombra su di loro non ci cascava. Gli hanno portato i malati sapendo che non li avrebbero rimproverati, derisi o condannati. In altre parole, Pietro aveva una buona testimonianza con i peccatori, era vicino abbastanza ai peccatori, ai malati, perché glieli portassero. La stessa cosa con Gesù. Zaccheo, l'esattore di tasse, odiato da tutti, Matteo la stessa cosa, e Gesù immediatamente, subito dopo l'inizio del suo ministero, cosa ha fatto? È andato a mangiare, a fare una cena, un party a casa di Matteo, con tutti i pubblicani e probabilmente prostitute, eccetera eccetera, tutti i peccatori di Nazareth che si erano raggruppati per ritrovarsi lì. Perché? Perché Gesù era amico dei peccatori. Era amico anche dei non peccatori, ma Gesù non si isolava come si fa oggi dietro le quattro mura della religiosità di una chiesa che ormai non ha più nessun peso nella società moderna. Non ti isolare, non avere amici solo cristiani, no. Fai amici anche con i non cristiani. Vai a farti una pizza con il mago. Vabbè, magari non con la prostituta, perché non va bene, ma capisci quello che voglio dire? Non ti isolare in questi gruppi di cristiani. Alleluia, alleluia, shandar shandar abacondoro bobonsalama, alleluia, ma come stai? Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, e non succede mai niente, perché sei così lontano da quelli che hanno bisogno della tua ombra che non li tocchi neanche. Fai risplendere la tua luce dove c'è bisogno, dove? Nella tenebra. Vivi abbastanza vicino ai malati, da far cadere la tua ombra su di loro. Ma io mi contagio, Marchio, mi contagio. Ma come fai a contagiarti che sei pieno dello Spirito Santo? Come fai? Io mi ricordo sempre una ragazza che andò in India e mi mandò un messaggio dicendo: babbo, mi hanno invitato ad andare a vedere un tempio indù, ma io ho paura di entrare. E gli ho detto, dico, amore mio, ma sono io, loro sono indù e tu sei in tre.
Anzi, in quattro, perché sei tu, Padre, Figlio e Spirito Santo, quindi indù non se ne... Dicono, ma tu sei piena dello Spirito Santo, se tu entri i demoni se ne vanno, non state a mettere la coda tra le gambe e a pensare che il diavolo possa farvi qualcosa. No, noi siamo ripieni dello Spirito del Creatore, gloria a Dio. Gesù, in Matteo 8, cioè un lebbro, quando scende, Gesù predica il sermone sul monte, poi scende, e in fondo, c'è un lebbroso che gli si avvicina, e io immagino tutti quanti che gli dicono: ah, attenzione, attenzione, un lebbroso, perché il lebbroso doveva stare a 10 passi di distanza e gridare immondo, 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 perché la gente sapesse, si allontanasse dal lebbroso. Non solo, ma Gesù da rabbino doveva ben stare molto attento a non farsi contaminare dal lebbroso, da un corpo, da un morto, da un lebbroso, da una donna che perdeva sangue, eccetera, tante tante cose, ma soprattutto dal lebbroso. Gesù scende e davanti a tutti il lebbroso gli dice: Signore, se vuoi, mi puoi mondare, mi puoi guarire. E Gesù dice: voglio. Avrebbe potuto guarirlo così. Invece, guarda cosa fa Gesù. Stende la mano e lo tocca. Vi rendete conto? Prima di tutto, lebbroso, ti si attacca la lebbra. Seconda cosa, tu sei un rabbino, non puoi toccarlo perché la sua immondizia ti rende immondo. Ma siccome Gesù vuole dimostrare che sotto la grazia il Dio in te è più forte del peccato fuori di te, lo tocca. E la santità distrugge il peccato. Mentre invece nel Vecchio Testamento il peccato distruggeva la santità. Se tu toccavi un lebbroso, il suo peccato, la sua lebbra, distruggeva la tua santità, la tua posizione di benessere. Diventavi immondo, la sua immondizia ti rendeva immondo. Sotto la grazia, con Gesù, invece, la tua purezza rende la persona pura. La tua santità cancella il peccato. E quindi state tranquilli, non vi preoccupate, fate amici con i non cristiani, che così almeno la vostra ombra cade su qualcuno. Sei infine per poter funzionare, perché l'ombra potesse cadere su di loro mentre Pietro passava, non doveva esserci niente in mezzo. Non ci deve essere nessun secondo fine, nessuna ipocrisia. I malati si accorgono subito, sentono subito la puzza dell'ipocrisia. Come quello che ti vuol fare qualcosa, perché poi ti dice: vieni nella nostra comunità, no? No, senza nessuno. L'unico fine, l'unico scopo è che la tua ombra possa cadere su di loro, perché loro possano essere guariti. Perché in qualche modo, che possano essere guariti fisicamente, mentalmente, emotivamente o spiritualmente, che loro possano essere guariti, senza nessun secondo fine. La parola sincerità viene dal latino sinecera, e sinecera ai tempi è una parola che è stata coniata dal fatto che quando si faceva un vaso, i vasai, non c'era la plastica, quindi tutto era argilla, terracotta, eccetera. Quando facevano un vaso, un contenitore d'acqua, una brocca, eccetera, questo vaso
non doveva essere, non dovevano esserci spaccati come si chiamano, cracks, delle spaccature, non dovevano esserci, perché sennò chiaramente l'acqua, il vino se ne usciva, l'olio se ne usciva. E allora i furbetti vasai, che volevano vendere lo stesso, cosa facevano? Mettevano della cera all'interno per poter chiudere la spaccatura, che così non usciva il liquido. Mettevano la cera all'interno, al di fuori, e poi ci dipingevano sopra e non si vedeva più niente. Allora, come facevano gli ispettori, perché c'erano gli ispettori anche a quei tempi, per dichiarare, crepe, grazie Maria, per dichiarare che questo era un vaso che andava bene, che poteva essere venduto, che era un vaso sincero, ci mettevano dentro una candela e la luce rivelava la crepa. La luce dentro rivelava la crepa. È meraviglioso, ragazzi. Io ci ho fatto una volta, ci ho fatto un insegnamento. Vabbè, lasciamo perdere. Quindi la parola sincera vuol dire sinecera, vuol dire che sei intero, non ci sono spaccature, non ci sono secondi fini, non c'è ipocrisia, non c'è, sei sincero, sei sinecera. E la luce lo dimostra. La luce lo dimostra. Fai risplendere la tua luce dove c'è bisogno. Nessun secondo fine, nessuna ipocrisia, nessun pregiudizio, amarezza, fonte di guadagno, senso di superiorità. Deuteronomio 32:10 dice: Dio trovò Giacobbe in una terra deserta, in una solitudine desolata e squallida. Egli lo circondò, ne prese cura e lo custodì come la pupilla del suo occhio. Adesso state a sentire che bella parola che è la pupilla. La pupilla nell'ebraico originale è la parola Ishon, che è il diminutivo di Ish. Vi ricordate in Genesi? Ish, Isha, uomo e donna. Ish, uomo, Isha, uomo col ventre, donna. Ishon è il diminutivo di Ish, in altre parole il piccolo uomo nell'occhio. La pupilla è il piccolo uomo nell'occhio. Perché? Perché è l'unica parte del corpo che riflette. Se guardi negli occhi di qualcuno, devi vedere l'immagine di Gesù. Perché quello è quello che vede Dio. Non devi vedere soldi, non devi vedere fama, non devi vedere, che ne so, accomplishment, che non devi vedere riconoscimenti, non devi vedere pedestalli, non devi vedere ho pregato per te, sei stato guarito. No, devi vedere il piccolo uomo nell'occhio, che è la riflessione di Gesù, la riflessione del sole che si alza, del sole di giustizia che si alza con la guarigione nelle sue mani, che deve essere dentro di te, e negli occhi di loro devi vedere la riflessione del tuo Gesù. Alleluia. Quindi, spero di esservi stato d'aiuto, un abbraccione a tutti quanti, e ci sentiamo martedì. Abbraccione a tutti, ciao.